Cari amici, bentornati. Oggi un progetto frutto di un riciclo creativo. Abbiamo infatti realizzato questa piccola nave che contiene al suo interno dei bicchieri, quindi che ci permette di servire i liquori, il nostro whisky o la grappa, da spedire direttamente agli amici di Mano a Mano, che cambiano sede, e quindi questo è il regalo che noi facciamo per gli amici appunto di Mano a Mano. Cambiano sede, dicevo, perché si trasferiscono in degli uffici più grandi, più spaziosi e multipiano. Quindi il nostro augurio è che questo spostamento porti loro tanti successi e tante soddisfazioni. Questa realizzazione per gli amici di Mano a Mano ci permette di mettere appunto dei bicchieri per piccole dosi, ovviamente, quindi per dei whisky o per dei liquori, quando si è con gli amici o quando loro in ufficio hanno un appuntamento più particolare. E allo stesso tempo abbiamo realizzato all'interno un'illuminazione che ci permette di dare più vivacità a questi bicchieri, che quando vengono posati vengono illuminati. Vediamo insieme come abbiamo realizzato questo oggetto e ci vediamo alla fine del video. Aspettate un attimo, interrompiamo la trasmissione del video. Adesso tutti quanti mi volete uccidere perché mi vedete tagliare il compensato con questo metodo ortodosso. Sebi, cos'è questo metodo da piastrellista? Sicuramente questo lo starete pensando. Allora, lo ammetto, non ho un utensile degno per fare questo tipo di lavorazione, magari per sagomare compensato da 4 mm, perché col seghetto alternativo tutto vola via. Con la fresa 10 verticale è impossibile. Quindi mi sono arrangiato in questo modo, anzi colgo l'occasione per non lo so, farmi consigliare da voi tramite i commenti qua sotto, per darmi qualche link e qualche spiegazione, qualche consiglio su un utensile adatto a fare quel tipo di lavorazioni che potrò acquistare in seguito. Ma vi prometto che la buona volontà per comprare un utensile adatto a fare questo tipo di lavorazioni c'è. Continuiamo!
E il video in sé siano stati di vostro gradimento. Se così fosse, gradirei che mi lasciaste un pollice in su, così ho un'idea di come il video sia piaciuto a voi. Allo stesso tempo, se avete qualsiasi richiesta o qualsiasi critica che sia anche costruttiva, non esitate a lasciare un commento qui sotto sempre nel video. Se non l'avete fatto, iscrivetevi al canale attivando possibilmente le notifiche in modo da essere aggiornati sui video che man mano usciranno da qui a seguito. Facciamo un grosso in bocca al lupo agli amici di Mano a Mano per i nuovi uffici, ai quali manderemo spediamo subito questo simpatico gadget, sperando che sia di loro gradimento. Io vi ringrazio, da Sebitoris è tutto, alla prossima.